Spazio a interventi, domande nei limiti dei 5 minuti, direi. Do la parola subito a Marco Renzini, coordinatore di Serra. Buonasera a tutti. Quando abbiamo pensato di organizzare questa serata, abbiamo anche pensato di dividerci una serie di argomenti per affrontare un arco un pochettino più vasto di tematiche. Io mi sono preso quello di carattere economico. Vorrei partire da due fatti che sono di carattere economico e che nell'ultimo mese e mezzo, insieme alla vittoria di Siriza in Grecia, hanno riacceso il dibattito sulle politiche di austerity nel nostro continente e non solo. Il primo fatto è il risultato di una rielaborazione di una coalizione di ONG, la Oxfam International, che si occupa di fame nel mondo. L'1% degli umani, molto ben rappresentati come sapete a Davos, dove c'è ogni anno nel Canton Grigione in Svizzera il famoso forum dei potenti della terra, ecco, l'1% dispone il 48% della ricchezza mondiale. Chi ha fatto questi calcoli è questa organizzazione, questa rete di organizzazioni di ONG. Un altro dato, la rivista Forbes, una rivista americana che ogni anno pubblica una lista di uomini in vista più ricchi del mondo, ha calcolato che ci sono 80 miliardari, 80 persone, quelle che sono qui stasera, 80 persone detengono le risorse di 3,5 miliardi di persone, cioè il 50% degli abitanti della Terra. Tra questi 29 sono europei, sono qua con noi. Un dato del genere, mentre in evidenza, non con noi in questa sera, un dato del genere mette in evidenza alcuni aspetti. Uno, intanto che le diseguaglianze sono cresciute negli ultimi 30 anni e quindi non è vero che siamo di fronte a una diminuzione delle contraddizioni del mondo, sono cresciute. Questo dato fa traballare la tenuta democratica di ogni nazione, perché chiaramente l'Unione Europea e le nazioni hanno cominciato a perdere autonomia decisionale dal punto di vista economico e finanziario. Mette in discussione la sovranità popolare, come stanno cercando di fare in Grecia. Disegna il volto di una modernità, e questa è più di prospettiva per certi aspetti, che pare quasi duale, con due aspetti contrapposti tra di loro. Alcuni ricchi del mondo che sono immediatamente globali, hanno lo scenario della globalità davanti, e una massa enorme di tendenziali servi della gleba che vivono all'interno degli stati-nazione, entro i quali la nostra civiltà dei diritti, quella nata con il Settecento, l'Illuminismo, la Rivoluzione Francese, rischia di essere residuale. Non soltanto questo, ma ciò che viene disegnato come rischio è la politica stessa, che da cambiamento collettivo rischia di diventare un insieme di procedure di un tecnosistema. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto è entrato in vigore 2 giorni fa, quindi estremamente recente, il quantitative easing, quella della BCE di Draghi per intenderci. Insomma, sostanzialmente 60 miliardi ogni mese fino a settembre del prossimo anno che verranno dati alle banche nazionali e a loro volta potranno offrirli per acquistare titoli di Stato dei paesi europei, ma anche, attenzione, questo sui giornali è uscito poco, qualsiasi titolo obbligazione, compreso quelli spazzatura per ripulire i mercati, quindi quelli che si chiamano tossici, per finanziare il sistema bancario, nell'idea che indirettamente, offrendo credito, sia possibile in qualche maniera offrire prestiti e quindi indurre una crescita dell'economia reale. Cioè l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di ritirare dal mercato finanziario le obbligazioni cosiddette tossiche, rilanciare il prestito alle imprese e alle famiglie per stimolare la domanda. Questo è il meccanismo immaginato. Ora, sul piano reale della storia, i luoghi dove questa cosa è avvenuta negli ultimi anni sono l'Inghilterra, il Giappone e gli Stati Uniti. Non ha funzionato come semplice politica monetaria, perché questa ha cominciato a funzionare nel momento in cui gli stati sono intervenuti con delle operazioni che sono
di sostegno all'impresa, di politica che era in grado di orientare le scelte economiche, quindi senza gli stati che intervengono, solo che intervengono con politiche precise di carattere industriale e quindi orientano sostanzialmente l'economia e le scelte, non è possibile che la politica monetaria da sola riesca a leggere. Sostanzialmente immette una quantità enorme di denaro immaginando che la quantità in sé, la circolazione del denaro, sia di per sé sufficiente per garantire la crescita dell'economia. Ora, voglio fare un altro esempio storico prima di brevissime conclusioni. L'Italia nel corso dell'ultimo secolo è cresciuta soltanto in due momenti storici: all'inizio del Novecento, nell'era giolittiana, e negli anni 50 e primi anni 60, quelli che vengono chiamati boom economico. In questi due momenti storici lo Stato ha avuto un ruolo centrale. Quando dico Stato non intendo le politiche stataliste in senso generico, intendo l'intervento dello Stato nelle scelte economiche, nell'orientamento dell'economia, nei processi di nazionalizzazione delle banche, delle assicurazioni, dei trasporti, perché senza lo Stato che in qualche maniera orienta le scelte economiche, qualsiasi politica monetaria fa quello che abbiamo davanti agli occhi, una redistribuzione verso l'alto. Noi abbiamo esattamente l'obiettivo opposto, redistribuire verso il basso. E qui credo che, per arrivare a chiudere un po' questo bellissimo intervento, credo di essere totalmente d'accordo con Alghieri. Serve anche in Italia una grande forza di sinistra che abbia un'ottica di governo, che non nasca immediatamente con un'ottica minoritaria, in grado di essere includente, non escludente. E per essere includenti, purtroppo abbiamo un'esperienza in Italia, non è sufficiente la somma delle sigle, non è sufficiente sommare SEL, Rifondazione, le esperienze che ci sono nell'altra Europa ed altri, ma sicuramente tutte sono necessarie e determinanti. Nel momento in cui diciamo che tutte le forze di sinistra in Italia sono solidali con la Grecia, non è una solidarietà formale. Sappiamo benissimo che la battaglia della Grecia è la nostra battaglia, la battaglia europea, la battaglia per avere un'Europa di popoli. Allora a questo punto, serate come questa, che sono sicuramente riuscite, che danno anche speranze a una città come Como, perché si possa riprendere un lavoro sociale che non resti chiuso dentro le stanze delle riunioni dei singoli partitini, e credo che questo sia il messaggio da dare. Un'ultima cosa, quello che i due esempi che ho fatto sono legati a una battaglia concreta che in Italia stiamo facendo, quella di promuovere una legge di iniziativa popolare per togliere l'articolo 81 della Costituzione che obbliga il pareggio di bilancio. Nel tavolo in fondo c'è Manuela che sta raccogliendo le firme, le stiamo raccogliendo da mesi, finirà questa raccolta di firme i primi di aprile, e quindi questa sarà uno degli strumenti di battaglia politica che cercheremo di portare avanti. Grazie.